Assessore, il reticolo viario comunale è fortemente compromesso dalle ultime via ondate di maltempo, ci sono buche un po' ovunque, l'impegno del comune? Sì, chiaramente le piogge intense e anche continue hanno determinato dissesti stradali in varie parti della città e quindi siamo al lavoro da alcuni giorni con il miglioramento delle condizioni con più ditte per cercare di ripristinare. Chiaramente in questa fase invernale non possiamo fare altro e è assolutamente necessario coprire appunto queste situazioni di criticità per la sicurezza stradale. Necessariamente gli interventi più coerenti, cosiddetti, quindi cioè le riasfaltature complete delle strade, sono condizionate dal miglioramento delle condizioni climatiche e anche dal reperimento delle risorse. Noi ovviamente ogni anno investiamo nell'ordine di da 700 a 1 milione di euro per le asfaltature stradali e che portano a un miglioramento complessivo. In questa fase necessariamente dobbiamo ovviamente ragionare sulle buche e sui risanamenti localizzati per garantire la sicurezza e poi con il miglioramento delle condizioni, con il reperimento delle risorse faremo degli interventi più coerenti nel territorio comunale.